presso i mercati generali. Quel giorno la via rifletteva le case come alveari ricolmi, le pozze d'acqua acuivano il calpestio dei passanti. Al fondo del porticato si intravedeva lo scalo delle merci, mentre il fumo e l'umido fetido appesantivano l'aria malsana. Poi una donna al crocevia. Dai suoi occhi si muovevano riflessi argentei, nonostante il tema di un rigoroso bianco e nero, v'erano sfumature celesti e violacee. Sentivo in lontananza il vociare dei commercianti che si davano alla contrattazione furibonda, agitando le mani, mostrando i denti in caccia, fagocitando senza esitazione i loro compratori. Tutti erano maledettamente indaffarati, anche le cose erano animate, o ne davano la parvenza. Il mio respiro affannoso tirava dentro e fuori quel mondo salmastro, lasciando un ricordo di piombo che si faceva strame sulla lingua. I pensieri si affollavano come raudi sulla rastrelliera. Potevano esplodere tutti insieme, ma mi contenevo. La vita mi si rivoltava contro, ma non so come quel giorno, quell'innocuo giorno in cui non avevo difese, io riuscivo a sopportarmi.